patate, classico, farina, classico di gnocchi. E invece il condimento, cos'ha di valdostano speciale? Burro di montagna valdostano e la moccetta valdostano. Cos'è la moccetta? La moccetta è una, possiamo dire, una bresaola aromatizzata. Cerco su Wikipedia. Bovino, sì, una specie di bresaola aromatizzata. Di mucca, non di maiale. Bovino. Bovino. Polpa di bovino. Che si sposa bene con lo gnocco perché, non essendo super saporito, invece quella lo è. È un canale YouTube su, non solo sul cibo, ma molto sul cibo. Ah. Non è che ci pago il mutuo, eh? Non è il mio lavoro principale, è un altro, però. E allora dovevi dire prima che abbiamo fatto una trolla in diretta. E quando la fa la prossima? Se i ragazzi li convince a farne un'altra, io la faccio pure. Io mi mangio lo gnocco e quando c'è un altro cliente che vuole la colla io lo filmo. Non è facile. Non è facile. Se non si è abituati a bere non va. No, ma io non bevo, cioè bevo pochissimo. Ha fatto una gol dall'inizio alla fine? Come? Non ho capito. Dico, ha fatto una gol? Ma noi ne facciamo una da due, da mettere. Che la due almeno non spreco molta roba. Tanto mi faccio io. Tanto mi faccio io. Poi una gol magari la facciamo, piccolina. Allora, per lei è un gnocco, giusto? Sì, signora. Taglio una. E questa è la moccetta, questa qua? No, la moccetta ce l'ho in frigo. Ah, ce l'ho in frigo, ho capito. Questo che cos'è? Questa è carbonara. Ah, carbonara no, troppo carbonad. Carbo? Carbonad, che è una carbonad. Sì. Questa è la moccetta. Ho capito. Ragazzi, vieni. Scaldati. Altro? Io? Moccetta. Chef del Val d'Aosta Food. Porca miseria. La cerco su Wikipedia. La cerco su Wikipedia la moccetta. Siamo in via dei 1018 a Torino. No, la moccetta non va all'Aosta Food. La Val d'Aosta lo so dove. La Val d'Aosta lo so dove. No, al ristorante lo abbiamo a Torino. Dove? In via dei 1018. È un ristorante valdostano? Sì. Tipico valdostano. Ok. Golla per quasi tutti. Ma non stanno. Un po' di sale.